12 gennaio. Non fatevi tesori sulla terra. Matteo 6,19. Tesori eterni. L'uomo per sua natura è portato ad accumulare beni terreni spinto dalle incertezze della vita e nell'illusione che essi siano permanenti cerca, con i propri sforzi, sempre maggiore benessere, tesori, fosse solo la casa che deve essere a tutti i costi comprata con sacrifici che talvolta durano una vita. Ma la parola di Dio, sempre puntuale a curarsi della salute dell'anima di ogni uomo, oggi ci avverte per bocca dello stesso Gesù che è inutile lavorare con lo scopo di accumulare ricchezze o perseverare nella ricerca del benessere terreno a tutti i costi. Un giorno tutto finirà, soprattutto la nostra vita terrena, ma non quella dell'anima. Ed ecco l'esortazione di Gesù. Procura che nella tua vita ci sia la ricerca costante dei beni spirituali, quelli che sono utili alla tua anima. I beni di Dio sono eterni per chi li vuole trovare e soprattutto conservare. Il tesoro che tu cerchi non sta nelle cose terrene, nella vincita a qualche lotteria o nella promessa eredita di qualche parente. Il tesoro che ti può fare ricco è la presenza di Dio nella tua vita. È così difficile staccarsi dall'amore per i beni di questo mondo. È una lotta perché la nostra natura cerca rifugio e sicurezza nei beni terreni, ma il Signore ci dice, e spesso ci dimostra, che il denaro, le cose materiali, gli affetti stessi vanno e vengono. Solo le sue promesse restano stabili in eterno ed è queste che noi possiamo fare nostre nella quotidianità e gustare la pace, che ubbidire infonde. Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.